Ciao a tutti e bentornati e benvenuti nel canale. Oggi voglio farvi un video di recensione di un prodotto che sta veramente spopolando su Instagram soprattutto. Sto parlando di Natural Mojo e di tutti gli ingredienti, oddio no, di tutti i prodotti che insomma tutte queste belle influencer stanno sponsorizzando. Io non sono contro le sponsorizzazioni fatte dalle influencer, ma quando sono fatte con criterio e quando sono fatte insomma con lealtà, ragazze, lealtà soprattutto, perché sinceramente andare a speculare sulla salute delle altre o degli altri non è una bella cosa, non fa di voi delle belle persone. Ho comprato uno dei prodotti di Natural Mojo, uno per curiosità, due perché vi dico che ho provato addirittura a contattare l'azienda per farmelo inviare, perché io volevo realmente provare e dare una vera recensione. Non mi hanno proprio calcolata di striscio e quindi l'ho comprato da me. Ho comprato questo, che è il Fit Chocolate, con un codice sconto che presi da una di queste qui. Secondo me è veramente assurdo andare a dire e a sponsorizzare questo prodotto per utilizzarlo come sostitutivo di un pasto, cioè così, per un periodo di tempo per dimagrire, non di un pasto, di due pasti, e poi il terzo andrebbe fatto in maniera sana ma comunque con cibi reali. Assolutamente per me, ragazze, non è così. Io l'ho comprato perché ho detto, lo voglio innanzitutto provare e dire a tutti i miei followers, insomma le persone che mi seguono, la vera verità, perché io sinceramente non ci credo che nessuna di queste influencer ha trovato dei riscontri negativi. Non è possibile. In effetti, prima di comprarlo, io ho chiesto consiglio a mio fratello, che è un personal trainer, a mia cugina, che è una farmacista, ed effettivamente loro mi hanno detto, guarda, effettivamente, gli ingredienti non sono male, e però non va sostituito come un pasto, assolutamente, perché non è una cosa sana. Ragazze, non è una cosa sana, bisogna veramente mangiare il cibo che abbiamo nel piatto. Io dico, lo volete comprare, vi dico magari quali sono i modi per utilizzare in maniera sana questa cosa. A volte lo utilizzo quando ad esempio sono di fretta e non ho il tempo magari di fare uno spuntino sano, e anziché mangiarmi, ingurgitarmi una busta di patatine o una busta di altro, questo ce l'ho in casa sicuramente, e quindi è sicuramente una cosa abbastanza sana, e quindi mi preparo uno shake con una percentuale minore di polvere e faccio un pasto, uno spuntino sano. Oppure c'è un caso in cui lo sostituisco al pasto, ma veramente raramente, cioè quando so che o a pranzo o a cena farò una mega buffata e non è il giorno magari di cheat meal o cheat day. Quindi lo utilizzo, come va, sta scritto qui, 4 misurini o con latte o con acqua più dell'olio oppure delle mandorle, e quello dà un apporto completo di macros secondo questa, insomma, tutta questa bella azienda. Il problema è che invece tutte queste belle influencer vanno a dire a noi che le stiamo seguendo, ci dicono, ragazze, dovete usare come sostitutivi, dovete usare anche tutte le caps che vanno messe qua dentro, dovete usare tutte le caps, scusate, non vi ho fatto vedere bene, qua dentro, qua, questo è lo shaker e questo è il coso. E quindi pure le caps, diet caps, fit caps, block caps, bla 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 bla, tutte queste cose. Carb blocker, avevo dimenticato, quindi ciò che blocca i carboidrati. E quindi praticamente noi dovremmo comprare tutti, adesso c'è anche il codice sconto del kit, ho visto un po' in giro, cioè che se voi comprate un kit, fit chocolate, fit vanilla più tre specie di caps, avrete uno sconto del 50%. Ragazze, mamma mia, veramente le nuove vanna marchi dei poveri, questo non mi piace veramente. Io non sono contro le sponsorizzazioni delle influencer, assolutamente, ma vi prego, deve essere fatto tutto nella lealtà delle cose, nella lealtà dei fatti, nella realtà soprattutto, perché
Veramente io non ci posso pensare che loro fanno una giornata con due pasti sostitutivi di questi. Non mi piace, forse vengono anche pagati molto molto bene, sicuramente, ma per quanto mi riguarda forse i soldi non valgono la presa in giro, ragazze. Cioè, almeno secondo me, forse è per questo che io non sono una vera influencer, non lo so, questo veramente non lo so, ma fatto sta che io volevo darvi la mia più pulita e vera opinione su questo. Natural Mojo, assolutamente prodotti all'interno, gli ingredienti sono naturali, però non mi piace come viene sponsorizzato, perché ci sono modi e modi di utilizzare un determinato prodotto. Io vi ho detto la mia, vi mando un bacio grandissimo, spero che questo video vi sia piaciuto e vi posso assicurare che non ho fatto questo video perché ho rosicato, veramente vi prego, non è così, non è così, vi siete anche beccati la mia versione più, oddio veramente, però ve l'ho detto perché ho detto ok, se non lo faccio ora non lo faccio più, perché ne stavo parlando su WhatsApp con una mia amica. E ho detto ok, no, basta, 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 lo devo fare questo video perché devo parlare della mia esperienza e come sempre io ve la dico. Quindi baci, ciao!